Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivati ai nuovi iscritti. Devo fare in fretta perché questo non è un video breve, vi avviso. E purtroppo adesso a ottobre le giornate sono sempre più brevi, quindi penso tempo un'oretta e il sole tramonterà. Ecco, è un argomento quello che voglio trattare oggi, che ho già praticamente trattato in passato, ho toccato nei vari video, ma ho deciso di fare diciamo una sorta di riassunto perché è una necessità che traspare dai messaggi che ricevo da voi. Ne parlavo proprio anche l'altro giorno con il mio parrucchiere, dal quale sono tornata dopo varie peripezie. Come vedete, i capelli non crescono più perché continuo a tagliarli. Veramente servono pochi accorgimenti per avere dei bei capelli. Bisogna saperli lavarli bene, bisogna trattarli con gentilezza, bisogna saperli asciugare e soprattutto bisogna saperli maneggiare con cura. Ci sono dei piccolissimi accorgimenti, ma che se uno non li conosce, appunto, chi ne rimette sono i capelli. Andiamo per gradi, parlando di capelli, io in passato ho approfondito e straapprofondito l'argomento capelli e ribadisco in questa sede che si tratta di materia morta, quindi tutto quello che voi vedete è materia morta, la parte viva si trova sotto la nostra cute. Io di cosa sono fatti i capelli, come sono fatti, tutto il resto vi lascio un link qui sopra, ho parlato veramente a lungo e non penso che voglio dilungarmi adesso. Il problema è che è importante saperli lavare bene e con i prodotti adatti per la nostra tipologia di capelli. Come riusciamo a capire quando un prodotto è adatto a noi? Osservando come reagiscono la nostra cute e i nostri capelli. Un prodotto che schiuma tanto non è detto che lavi anche bene, anzi, lava forse spesso fin troppo, quindi va a sgrassare fin troppo e aggredisce la nostra cute. Un prodotto che schiuma poco non è detto che non lavi bene. Prendiamo per esempio anche appunto le erbe lavanti come lo shikakai, come il cedar, il mio amato cedar. Ebbene, lavano benissimo senza fare il minimo di schiuma. Quindi le farine lavanti, anche di queste vi ho parlato in passato, qui io vi lascerò anche nell'info box del video il link ai vari argomenti che tocco adesso. Non schiumano, ma lavano benissimo i capelli proprio perché hanno dei tensioattivi che però appunto in contatto con l'acqua non creano della schiuma. Quindi è essenziale lavare i capelli con un prodotto adatto per la nostra tipologia di capelli. Quindi se sono grassi non andare a detergere troppo e quindi a stimolare troppo le ghiandole sebacee. Se i capelli sono secchi, appunto è importantissimo non utilizzare un tensioattivo troppo sgrassante, che sia aggressivo, che risulti aggressivo. È importante anche in fase di lavaggio andare a massaggiare la nostra cute, quindi a stimolare il microcircolo della nostra cute. Quindi personalmente dedico, di solito, mi piace lavare i capelli separatamente dal momento della doccia, proprio perché tra appunto lavarli ed asciugarli ci impiego una buona mezz'oretta se non di più. Quindi vi consiglio di prendervi questo momento di coccolare voi e soprattutto la vostra cute e i vostri capelli, dedicando appunto dei buoni minuti in fase di lavaggio a massaggiare la vostra cute con i polpastrelli, quindi non con le unghie, ma proprio con i polpastrelli facendo dei massaggi circolari. Non è necessario fare una, due, tre passate di shampoo, ma scherziamo. Veramente, se impariamo a massaggiare, a lavare bene i nostri capelli, basta una sola passata di shampoo. Io ho i capelli grassi, con una sola passata di shampoo diluito, sentite bene, diluito, diluisco sempre il mio shampoo con dell'acqua in un bicchiere di plastica e poi lo verso appunto nei cardinali della testa, quindi qua dietro, sul lato, in testa, insomma la testa e poi davanti. E poi inizio a massaggiare per bene. Quindi, una volta imparato a lavarli bene, vi assicuro che non serviranno due o tre passate di shampoo, uno solo e anche diluito, proprio per rendere meno aggressivi appunto i tensioattivi. Come vi dicevo, in alternativa allo shampoo tradizionale c'è anche il co-wash. Ho un video dedicato qui sul canale.
trovato il balsamo ideale, vedrete che è veramente una passeggiata e i vostri capelli lo ameranno. Sperimentate, alternate sempre lo shampoo tradizionale, che è appunto per le giornate frenetiche quando andiamo di fretta, con le erbette lavanti, con le noci, con le arita, con la polvere di cedar, con la polvere di shikakai, con il ghassul che è l'argilla saponifera. Quindi assolutamente sperimentate e capite cosa preferiscono e con cosa vanno più d'accordo i vostri capelli. E ovviamente non dimentichiamo delle farine. Si possono lavare i capelli con le farine, la farina di ceci, la farina di lenticchie. Ho un articolo dedicato a questo tipo di lavaggio dei capelli, che è veramente molto molto delicato, soprattutto se avete la cute sensibile. Vi consiglio di assolutamente sperimentare in prima persona, a prescindere di quello che possono dire gli altri che si sono trovati male o bene. Dovete assolutamente sperimentare e non demordere. Se anche la prima volta non vi trovate bene, riprovate, perché provando a capire soprattutto cosa è andato storto, perché non è andato a buon fine. Perché se il 90% delle persone si trovano bene, vuol dire, e voi no, vuol dire o che veramente i vostri capelli non vanno d'accordo con quel tipo di lavaggio, oppure che state sbagliando qualcosa. Quindi, ovviamente, se fate degli impacchi oleosi, non potete andare a toglierli con il cedar oppure con le farine. Dovrete utilizzare uno shampoo tradizionale che utilizza appunto dei tensioattivi che possono andare a togliere appunto quella quota grassa che l'olio lascia sui capelli. Ovviamente, se fate un impacco a base di amido di riso, potete utilizzare il cedar per togliere appunto questo impacco. Quindi bisogna anche un attimino ragionare prima di e capire dove si può sbagliare prima di dire ok, questo non fa per me. Ah, e un'ultima cosa che mi sono dimenticata di dirvi, che dà un tocco in più al vostro shampoo, è che potete aggiungere al massimo una o due gocce di olio essenziale, non di più, perché rischiate di ustionarvi il cuoio capelluto in base all'olio essenziale che andate ad adoperare. Potete utilizzare, come vi dicevo, una o due gocce di olio essenziale di rosmarino, di salvia, olio essenziale di tea tree, di lavanda, di limone, che sono degli ottimi oli essenziali dalle mille proprietà e che sono veramente indicati proprio anche da massaggiare assieme allo shampoo. Quindi il tensioattivo che è presente nello shampoo fa anche da aiuta a disperdere questi oli. Quindi mi raccomando, mescolate anche con un dito oppure con una piccola forchettina il contenuto, prima di appunto distribuire questo shampoo sulla cute. Perché veramente il massaggio di 2-3 minuti che dedicate alla vostra testa, anche questi oli possono appunto iniziare ad agire sulla vostra cute e a stimolare il microcircolo sanguigno. I capelli, quando sono bagnati, sono anche molto molto delicati, ricordatevi questo. Quindi io che ho i capelli adesso non sono così lunghi, ma anche quando li avevo più lunghi, l'unico momento in cui lì pettinavo da bagnati era quando distribuivo il balsamo. Quindi prendevo la mia noce di balsamo, la distribuisco solo sulle lunghezze, perché sulla cute, avendo i capelli grassi, meglio di no, se non voglio doverli rilavare dopo un giorno. E in quel momento, utilizzando il famoso pettine a denti larghi di legno, vado a districare e a pettinare i miei capelli. È importantissimo non aggredirli in questa fase in cui loro sono veramente molto delicati.